Ma avrei detto, l'Italia è andata a casa dai mondiali del Brasile 2014 dopo due partite che ha fatto cagare, cagare, ok. I mass media italiani invece di scrivere Italia fallita, fate schifo, no, ma non c'era l'espulsione di quello lì, c'era un fallo su quell'altro, eccetera, eccetera. Allora, facciamo un piccolo riepilogo, poi lo collego anche alla politica e ad altre cose, e poi alla fine darò fuori comunque da matto come Dio comanda. Allora, abbiamo fatto tre partite, l'Italia, ok? Beh, la prima partita vinta, abbiamo dato due partite, una con il Costa Rica, ok? Il Costa Rica penso che sia a livello di una squadra di Serie C, cioè Costa Rica è un paese del Centro America con reddito pro capite di 7-8 mila dollari all'anno. 4 milioni di persone, 4 milioni, cioè ci sarà gente che fa il dopo lavoro, ok? Una partita dove non ha fatto un tiro in porta, forse anzi uno, un tiro in porta, doveva finire 2-0 per il Costa Rica che c'era il rigore. Andate a giocare contro l'Uruguay, cioè una mollezza, una cosa, cioè due partite, roba da clistere evacuativo, da clistere evacuativo, da addormentarsi. Voglia, carattere, zero, zero totale. C'è questo gruppo di miliardari che corsettivano, correvano così, correvano. C'è carattere, grinta, zero. Italia calcistica, espressione del calcio italiano. Io non sono un grande esperto di calcio, però mi pare che negli ultimi anni le squadre italiane non siano neanche arrivate in semifinale di Coppa Campioni. E io che sono poi simpatizzante, simpatizzante dell'Inter, l'ultima Coppa Campioni l'ha vinta mi pare l'Inter e deve aver fatto, praticamente non c'era dentro neanche mi pare un italiano, ok? Squadre che ormai non giocano neanche più gli italiani, quindi cioè, è chiaro che dopo quando vai in nazionale a giocare, cioè, non, fai, a livello europeo fai schifo, il calcio ormai ha raggiunto livelli pietosi, cioè la nazionale, oltretutto non ci mettono neanche carattere. Alla fine perdono, piangono questi miliardari, domani saranno lì al mare, eccetera, eccetera. Ma io non me la prendo con loro, non me la prendo con loro. Mass media italiani, no, ma va, ma non è colpa. Cioè, no, ma l'arbitro, il rigore, la partita le ho viste tutte. Beh, pare che c'era un'espulsione sul grande fenomeno di calcio italiano, Balotelli, che dopo il primo gol che faceva anche mio nonno, era già diventato Cruyff e Garrincha messi insieme, ok? Però quello che voglio dire è, non è che i giornali, i mass media hanno scritto, cioè i giornalisti, cioè hanno fatto schifo al cazzo, no, ma l'arbitro, sempre scuse, tipico dell'italiano, cioè l'italianità, sempre trovare una scusante per qualsiasi cosa. Cioè, mai che uno si prende e dice no, hanno fatto schifo. Ci fosse stato Gianni Brera, vecchio giornalista, ma anche Guido Rossi, che era un grande anche lui, avrebbe detto, fatto cagare, 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 senza scusanti, senza se, senza ma, senza se e senza ma. Ma in Italia siamo abituati così, capito? C'è sempre una scusante per qualsiasi cosa succede. Cioè, uno fonda una nave, non è che va lì e dice no, guarda ragazzi, cioè, ho fatto una minchiata. Quell'altro lì che l'hanno beccato dopo il Family Day, puttane, cocaina, che se ne trombava una, giorno prima organizza il Family Day, e no, ero lontano dalla famiglia, no, no, scusate, scusa, no, cioè, la parola scusate, no, ho sbagliato, è colpa mia, cioè, in Italia non esiste, cioè, non esiste sta cosa. Quindi, al di là del calcio, che poi me ne frega poco o nulla, io voglio legare proprio questo, cioè, allora, una nazionale che ha fatto schifo, schifo al cazzo. Cioè, non è che fatto cagare, cioè, fa schifo, compagnia varia, eccetera, eccetera. È la stessa cosa della politica, la stessa cosa, è lì che voglio arrivare, della politica. Perché sono 50 anni che magna magna, gratta gratta, gratta gratta rigratta e gratta ancora. Però non è colpa dell'Italia, non è colpa dei politici, è colpa della Germania. Cioè il cittadino italiano è merda per colpa della Germania. Perché? 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 È
è sempre colpa di qualcun altro ogni tanto. Non è mai colpa tua, deraglia un treno. Non è colpa mia, è colpa di un altro. Succede una cazzata. È sempre, sempre colpa di un altro. Si sono magnati tutto, anche le briciole. Ma non è colpa loro, è colpa loro. È colpa degli altri, è colpa di quelli là. È sempre colpa degli altri. Cioè, qualsiasi cosa, cioè, la gente va a timbrare il cartellino, si fanno i cazzi loro, falsi invalidi, ma non è colpa loro, non è colpa mia. Io timbravo il cartellino e poi me ne andavo a fare la spesa, ma non è colpa mia, non è colpa mia, è colpa dello Stato che me lo permette. Perché in Italia, è sempre colpa di un altro. È sempre colpa di un altro, non è mai colpa tua. Hanno fatto cagare due partite, non è che scrivono, hanno fatto cagare. Colpa loro che fanno schifo. È colpa dell'arbitro. Se rubano, amico mio. Se rubano e si sono magnati tutto. È colpa loro, è colpa della Germania che siamo nella merda, hai capito? Perché è sempre, deve essere sempre colpa di un altro.